Buonasera a tutti i nostri telespettatori, alle nostre telespettatrici, sportive, podiste e eh, atleti di ogni genere. Ulti, ulteriore appuntamento del dottor Wisp, questa, nos, questa sera il nostro dottore è il dottor Carlo De Luca, che ringrazio infinitamente di, di averci voi. dato Via la possibilità di trattare un argomento importante come quello che riguarda l'artrosi e le artriti. Caro dottore tu sei specialista in ortopedia e traumatologia, sei dirigente medico dell'ospedale civile di Pescara quindi hai a che fare quotidianamente con questo tipo di problematiche ma io da atleta e eh, comunque da persona normale che non ha queste, queste caratteristiche già mi chiedo qual è la differenza e le chiedo qual è la differenza tra artrosi e Artrite e soprattutto qual è la classificazione delle malattie articolari? Eh, sì, diciamo che sono le due grandi categorie di patologie articolari, quindi di patologie che coinvolgono i punti eh, diciamo così, di giunzione delle ossa dove si, fa, si vanno a formare le articolazioni. Le articolazioni brevemente sono formate da due capi ossei generalmente. Ricoperti da una struttura nobile che è la cartilagine, e racchiusi all'interno di un'articolazione che conforma l'articolazione stessa e che si chiama capsula articolare. Ringrazio la... Gianni D'Areo, che il nostro regista ha già è partito con un chiarissimo sì, contributo. Sì. Eh, la capsula articolare al suo interno ha un'ulteriore struttura che è la membrana sinoviale. Queste sono più o meno in maniera molto schematica e eh, a volo d'uccello eh, gli elementi fondamentali di un'articolazione. Eh, la classificazione fondamentalmente eh, divide eh, artropatie di tipo degenerativo e artropatie di tipo infiammatorio. Il termine artrite vuole coinvolgere di più la artropatia di tipo infiammatorio o infettivo, la, uh, il termine artrosi o osteoartrosi eh, coinvolge e declina maggiormente le artropatie di tipo degenerativo. Ok, ringrazio il dottore perché ci hai portato anche altri contributi che proprio ci fanno eh, vedere che sì. cosa accade all'interno dell'articolazione. Esattamente. Esattamente, perché in tutte e due le patologie, ahimè, la struttura articolare, che è una struttura estremamente complessa, è perfetta da un punto di vista proprio anatomico quando è perfettamente conservata. E purtroppo subisce grossi danni. Ecco, questa slide un, inizia a dare un'idea uh, delle due grosse differenziazioni. Uh, Nell'immagine più a sinistra, l'articolazione sana, ci sono quegli elementi di cui parlavo poco fa, cioè i due capi articolari, la cartilagine e la capsula articolare, con la membrana interna, quella in, verne, in verde che è la membrana sinoviale. Nelle due immagini a destra una un po' più a sinistra è l'immagine relativa all'artrosi una un po' più a destra è l'immagine relativa all'artrite eh, si vedono i due elementi eh, un pochino più caratteristici delle due patologie nell'artrosi il danno va a, a mh, creare eh, sofferenza soprattutto sulla cartilagine eh. nell'artrite il danno parte perché poi coinvolgerà anche Soprattutto dalla membrana sinoviale e dalla capsula articolare, quindi hanno due origini differenti: l'una nasce, cresce e degenera fondamentalmente sulla cartilagine, poi influenzerà le altre strutture ed è l'artrosi, l'altra, l'artrite, nasce e cresce nella membrana sinoviale, ma anch'essa poi andrà a dare danno sulle altre strutture. Molto bene. Ba Parliamo agli sportivi sì. in genere. Quanto lo sport influisce e può provocare questo tipo di problemi? Allora, uh, sulle due patologie, sicuramente l'artrite non trova fondamento uh, nella sua eziopatogenesi, cioè nelle cause che, uh, che mh, comportano poi lo sviluppo di un'artrite nell'attività uh, sportiva. Ne condiziona però. Lo sviluppo dell'attività sportiva per i danni che la malattia infiammatoria senza però eh, diciamo una genesi traumatica, quindi non secondaria all'attività sportiva, questi danni poi con, eh, condizioneranno l'attività sportiva del soggetto stesso, eh, soggetto affetto da artrite, mentre il soggetto affetto da artrosi può trovare, anzi, trova nella su, nello sviluppo della sua malattia degenerativa. Eh, una delle cause è proprio nell'attività sportiva e nell'attività sportiva eh, spesso magari un pochino esagerata nei Pos carichi. Possiamo dare una maglia rosa e una maglia gialla ai due sport che influenzano chi più e chi invece meno? Eh... Allora, eh, sì lo possiamo fare. Diciamo che la, eh, la maglia gialla dell'artrosi la possiamo dare eh, al podismo che è una attività traumatica. estremamente traumatica e usurante. E la maglia rosa dell'artrite, ribadendo che la patologia artritica non trova eh, sua insorgenza nell'attività sportiva e nei carichi di lavoro, ma la maglia rosa nell'artrite la possiamo dare in tutte le attività sportive in cui c'è un, un elevato uso delle mani. Perché o ne viene condizionata nei termini in cui la malattia artritica riduce le performance sportive dell'atleta, o ne viene condizionata in quanto su una genesi che non ha nulla a che fare con il trauma sportivo, però trova nel trauma sportivo un ulteriore input al danno articolare. Ed è proprio questo che mi dà un ottimo assist perché non è una, una problematica delle grandi articolazioni no esattamente l'arthrite ehm... Correttamente parlando, l'artrite coinvolge anche le eh, grandi articolazioni, ma in realtà prima di tutto svil si sviluppa eh, nelle piccole articolazioni. Eh, Regina, ahimè, involontaria, e non vorrebbe esserlo, di queste piccole articolazioni e dell'avere come organo bersaglio dell'artrite è proprio la mano e le piccole articolazioni della mano. Quindi. Tra l'altro, ci hai portato questo contributo che questo è, contributo... è quasi preoccupante sì, se noi riusciamo a vedere sì. quello che sì, può capitare. Sì, esattamente, perché a sinistra abbiamo la mano normale, e, se vedete ci sono i vari segmenti ossei, quindi mh, per semplificare le falangi che vanno a formare le dita e eh, le ossa metacarpali che vanno a formare eh, diciamo così, il palmo della mano e eh, nella, nella porzione di sinistra della slide c'è l'articolazione normale l'articolazione in sé per sé è indicata con quel colore eh, blu e, eh, fa notare come sia la membrana interna sia la cartilagine sono molto ben conservate la porzione di sinistra della slide invece identifica il danno articolare proprio d'artrite in cui una membrana sinoviale ormai completamente degenerata Generata per fenomeni appunto, infiammatori, eh, vasculitici, autoimmunitari e quant'altro. Comporta danno secondario, ahimè gravissimo all'articolazione stessa, quindi alle componenti cartilagine ed osse, con grave distruzione, come ben vedete. Ma questa dalla... è una patologia, comunque sia, sono degli effetti che sono visibili anche ad occhio nudo, sì, non se... solo ai sì, raggi. Al 100%. Eh, la slide è un giochino, diciamo, oh, di disegno anatomico che vuole mh, significare un pochino quello che si potrebbe vedere eh, su una. Certo. Una radiografia, cioè ci fa vedere in trasparenza. Sì, sì. Okay? Eh, in realtà, se voi provate a immaginare che quell'immagine è chiusa, è tutto sommato l'immagine certo. di una mano, perfetto, certamente. Oh, ehm, eh si vede molto bene il danno che l'artrite provoca eh, proprio perché ci sono quelle cosiddette deformazioni caratteristiche eh, nel caso specifico è proprio l'artrite reumatoide eh, che prendono vari nomi eh, diciamo che l'immagine tende un pochino a definire due danni caratteristici che sono le cosiddette deformazioni a collo di cigno e a colpo di vento ah. eh, sono proprio eh, terminologie precise per indicare il tipo di danno che la malattia crea quindi una sorta di spostamento dell'asse digitale certo. tutto da un lato oppure provate a immaginare il collo di un cigno quindi immaginate il vostro pollice nella sua posizione normale ben si vede nella porzione di sinistra della slide provate a immaginarlo degenerato, deteriorato e um, eh, eroso dalla malattia con una posizione eh, assolutamente anomala che fa pensare un pochino al collo di cigno Abbiamo parlato delle mani, io credo che eh, l'altra eh, per eccellenza problematica è quella relativa all'anca, di sì, cui l'accenniamo, anche se abbiamo deciso di dedicare una puntata proprio di Dr. Wisp alla problematica dell'anca. E... Certamente, perché mh, la mano mh, è un organo bersaglio importantissimo Nell'artriti, l'anca è un organo bersaglio oh, elettivo nell'artrosi, è una delle articolazioni più colpite dalla patologia, è una delle articolazioni che più si fa risentire nell'atleta, sì. eh, non soltanto nel podista ma in tutti gli atleti e, e poi va anche a diversificarsi il danno. Eh, soprattutto la sintomatologia e le variabili di danno che l'atleta subisce pur mantenendo magari un sottofondo di uh, artropatia degenerativa. Ecco, eh, sarebbe bene specificare che quando indichiamo il termine artrosi, in fondo stiamo, ecco, questa è la, la slide che volevamo dedicare proprio all'argomento, eh, a sinistra anche normale, taglio anatomico, provate a immaginare che sia un taglio con un piano frontale al nostro corpo, come se fosse uno specchio che ci taglia a metà. Sì. A destra uh, della slide è l'articolazione degenerata. Già soltanto la visione di questa immagine chiarisce come le rotondità, eh, le linee che sono perfettamente regolari a sinistra, a destra perdono tutta la loro regolarità. Un altro elemento molto importante mh, che è proprio caratteristico della malattia artrosica, quindi degenerativa, è nell'immagine di destra dove vedete che la eh, testa del femore eh, ha una parte gialla è una parte bianca per capirci. La parte bianca è in realtà la cartilagine, ciò che ne rimane, però perché la porzione gialla è tutto ciò che c'è sotto la cartilagine e che è osso scoperto dal danno cartilagineo. Lo approfondiremo come abbiamo detto sì. in una puntata di Dottor Wisp e la domanda che io devo farle è perché comunque me la fanno tutti, ma si guarisce una volta che abbiamo questi danni così importanti e così evidenti? <ride> Allora la cosa migliore da fare sarebbe cercare di arrivare in tempo, e, di, prevenire. di prevenire e di trattare con largo anticipo la patologia. Eh, ripeto, il termine artrosi è giusto che lo intendiamo come la fine di un percorso di danno articolare. Potremmo invece iniziare a parlare di artropatia degenerativa con una gradazione, non entro nel merito perché magari diventerebbe troppo tecnicistico, però con una gradazione di danno sull'articolazione e lì avremo largo spazio per poter controllare la patologia. Quando dobbiamo cominciare a preoccuparci? Quando è il momento in cui possiamo capire che si deve intervenire? E bisogna iniziare ad allarmarsi già ai primi sintomi. I primi sintomi in generale sono le Legati al sintomo dolore. Eh, bisogna iniziare a comprendere. Eh, L'atleta deve eh, saper leggere il proprio corpo, saper leggere la differenza tra un dolore da fatica e un dolore da uh, uh, diciamo da overuse. Anche perché è forse In... è continuo è continuo, è continuo, si fa sentire per più giorni e questa slide serviva proprio a significare questo. Eh, carichi anomali su articolazione normale, carichi normali su articolazione patologica, cioè vuole indicare che cosa? Che mentre un'articolazione normale per avere un danno Può subire eh, eh, carichi importanti, come per esempio un trauma, un'articolazione già sofferente eh, inizia, diciamo così, a peggiorare il suo quadro clinico anche banalmente con un'infiammazione che si sovraimpone al quadro già esistente. Benissimo, chiarissimo, abbiamo capito che è una problematica che va assolutamente prevenuta, per la quale noi ci dobbiamo veramente preoccupare nel, già dai primissimi sintomi, io non posso far altro che ringraziare a Ringrazio nome dei bene. podisti ma degli atleti in genere Certamente. il dottor De Luca, lo inviteremo, lo avremo ancora don, con noi a dottor Wisp e in seguito, saluto tutti i nostri amici sportivi e non sportivi e ci vediamo alla prossima puntata. Buonasera a tutti e grazie.